Non è che sto finendo questa lettera che senza monitor non è semplice. Hanno fregato il monitor, a noi ci hanno fregato il monitor. È rimasto il mouse. Cioè, intuito vai, così, a percepire, giusto? Che devo fare? Una denuncia. Denuncia a quattro, foglio a quattro. Allora, iniziamo anche per capire chi è lì, insomma. Sì. Nome? Jessica. Jessica. Con l'H finale, però. Quindi, Jessica H. Jessica H. Si lavora, eh? Direttore, che è successo? Vieni, Renato, ti devo parlare, vieni. A me? Che ho fatto, direttore? Dai, Renato, mo basta, perché così non va bene. Non si può andare avanti così in questo mondo, No. perché non esiste. Ma che ho fatto? Non ho capito, cioè. Tu da quanto tempo lavori qua, da? Domani faranno 2 mesi. Bene, 2 mesi. Allora, è possibile che tu in 2 mesi, un giorno devi venire a lavorare, 3 giorni devi stare a casa? Un giorno vieni a lavorare, 3 giorni sei a casa, un giorno sì e 3 giorni sei a casa. Oh! Su questo avete pure ragione, capo, però io dopo 3 giorni che sto a casa, ma a noi che devo fare? Vengo a lavorare. Ah, ti annoi a casa. Ma lo potevi dire, scusa. Tesoro, ti ho mai detto che cucini bene? Wow! No! No? No! E allora perché continui a cucinare? E ti ostini? Oh! La professoressa di mio figlio sta. Buongiorno! Salve! La professoressa Giordano. Sì, io sono Marcello De Santis. Il papà di Edoardo! Sì! Salve! Bah, che fortuna, vedi, certe volte perché devo venire a scuola proprio per sapere, per approfondire mia moglie. Va, 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 va! Non è che posso, con il lavoro che abbiamo noi, ecco, non è che è facile disimpegnarsi, però lui studia, mio figlio, lo vedo accanito nel. Come va, diciamo? Guardi, starei volentieri a parlare di suo figlio adesso, ma non posso, devo scappare in aula magna. Buon appetito, diciamo. Quando si mangia, anch'io, mai sia uno a quell'orario, no. Lasciatemi per quando uno mangia. Sì, infatti. Vada, vada tranquilla, poi. Posso? Buon appetito, buon Grazie, appetito. grazie mille. Salve. Arrivederci. Ora ho capito tutto. Ma, ti prego. Collega, hai parlato? E devo andare a mangiare. E tutto un magna magna. Mangia. Vedo che posso Ma lì qua vive in un paradiso, è bellissimo! Siamo state giù al mare, abbiamo fatto il bagno. Che acqua! Lo so, Ma lo so. bello, Metterò bello, l'ingresso, bello. benvenuto in paradiso. Ci sta, guarda, abbiamo fatto anche il bagno giù che c'è la cala nel mare. Che acqua! L'acqua cristallina, No, proprio non la puliamo tutti i giorni, pure. Quindi lei vive qui l'estate, l'inverno, sempre? 365 giorni all'anno. Che bello! Anzi, sta meglio d'inverno che d'estate. Ah, è Sta su, vero! tranquillo, ti metto la pace, la serenità, Bello! l'obiettività. Ma scusi, come fa a vivere qui d'inverno? Ma non fa freddo? Quando fa freddo ti metti vicino alla stufa. E se fa più freddo? Ti avvicini alla stufa. Non è che ci passa. Ma se fa molto freddo? In quel caso ti avvicini ancora di più alla stufa. Però mettiamo caso che fa freddissimo. In quel caso l'accendi. Ti può stare spenta sempre, cioè, ma proprio deve fare freddissimo, eh. Onesto, cioè, non è che possiamo dire lo spreco. Esatto. Con permesso chiedo su che qua stiamo 24 su 24. Mi frega sempre il pelo incarnato. Beh, vabbè, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Allora, chiedo scusa, cioè, questo è tutto. E questo è tutto! 4,5 km di ferramenta assortito! Vabbè, questo mi serve. E va bene. Allora, paga in contanti o striscia? Vabbè che sono povero, però umiliarmi così. Va bene, striscia. Che mi accusa? Questo è delicato e questo è gel. Grazie. Signora, ma lei lo sa che è un gran capone maleducato? Per favore, che cazzo maleducato? E anche cozzato! Che cosa cozzato? Tu non sai chi sono io! Per favore! E che è per favore! Per favore, per piacere! Tu non sai chi sono io! Che significa? La signorina prima! Giovane, tu non sai chi sono io, si capito? Per favore, per favore! Per favore, cicco! Tu non sai chi sono io, si capito o no? Oh!
Ma... Attenzione, attenzione, adesso il signore ci dirà chi è lui.